Oggi parliamo di come l'Arabia Saudita usa lo sport per rifarsi l'immagine. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti su Calcio d'Angolo. Oggi parliamo di un argomento complicato, di un argomento difficile, ovvero il lavaggio sportivo, tradotto in italiano, ovvero lo sport washing. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha dichiarato in intervista recente che per lui non è rilevante come il mondo percepisce gli ingenti investimenti del suo paese nello sport. Ciò che conta, a suo dire, è l'aumento del prodotto interno lordo, ovvero il PIL dell'Arabia Saudita. Questa audace affermazione è emblematica di una tendenza crescente in cui le nazioni usano il mondo dello sport per migliorare la propria immagine a livello internazionale. Questo fenomeno è noto come sport washing. Lo sport washing è un termine che descrive l'uso dello sport per riabilitare l'immagine o la reputazione di un paese o di un'organizzazione. In questo caso, il principale attore è ovviamente l'Arabia Saudita, che è stata al centro dell'attenzione internazionale per una serie di controversie legate ai diritti umani. Gruppi e attivisti per i diritti umani accusano l'Arabia Saudita di utilizzare il mondo dello sport come diversivo per distogliere l'attenzione delle violazioni dei diritti umani all'interno del paese. Queste violazioni includono l'uccisione di centinaia di migranti etiopi disarmati, l'imprigionamento di attivisti per i diritti delle donne, l'assassino del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 e l'esecuzione di 81 persone in un solo giorno nel corso dell'ultimo anno. Secondo Minky Worden, direttore delle iniziative globali di Human Rights Watch, il principe Salman ha non solo ignorato queste accuse, ma le ha effettivamente supportate, confermando che lo sport washing è diventato una politica statale. L'Arabia Saudita ha investito enormi risorse finanziarie nello sport con un budget che ammonta a 50 miliardi di dollari investiti solo nel 2016. Questo denaro è stato utilizzato per stipulare accordi di lungo periodo con importanti eventi sportivi e organizzazioni. Tra questo, per esempio, un contratto decennale per ospitare eventi della World Wrestling Entertainment, la WWE, competizioni internazionali di golf, eventi di Formula 1 e persino il tentativo di acquistare l'icona del calcio francese Kylian Mbappé, con un accordo del valore di circa 332 milioni di dollari. Questi investimenti rientrano nella strategia Vision 2030 dell'Arabia Saudita, promossa dal principe Salman, che mira a diversificare gli investimenti del paese, sia dal punto di vista economico, sociale che culturale. Tuttavia, secondo Worden, la Vision 2030 ha l'effetto di proiettare un'immagine di riforma dei diritti umani che non rispecchia però la realtà del paese. Il lavaggio sportivo comporta non solo implicazioni in termini di immagine, ma anche rischi concreti. Un aspetto critico è legato alla costruzione di infrastrutture sportive per ospitare grandi eventi. L'Arabia Saudita, secondo Worden, non aveva l'infrastruttura necessaria e ha dovuto costruire stadi enormi per il mondiale di calcio, spesso senza le protezioni dei sindacati per i lavoratori immigranti che lavoravano in condizioni climatiche assurde. Il paese ha ospitato la Coppa del Mondo di calcio nel 2023 a dicembre, un annuncio che ha scatenato l'indignazione di gruppi per i diritti umani come Human Rights Watch e Amnesty International. Le accuse di sport washing sono state avanzate anche in occasione dell'acquisizione da parte del fondo sovrano dell'Arabia Saudita dell'80% del club della Premier League inglese, il Newcastle, che, preso in mano dagli arabi, è diventata una potenza della Premier League. Una transazione pensata da 400 milioni di dollari. Amnesty International ha descritto questa operazione come uno strumento di pubblica relazione atto a distrarre l'attenzione dalla situazione dei diritti umani nel paese arabo. Nonostante queste accuse, i rappresentanti sauditi avevano precedentemente respinto il concetto di sport washing. In un'intervista concessa alla CBS nel giugno, il ministro dello sport, il principe Abdulaziz bin Tarqi Al Saud, aveva dichiarato di non essere d'accordo con l'idea che i paesi possono coprire atti cattivi attraverso lo sport. Tuttavia, il principe Salman sembra non preoccuparsi minimamente delle percezioni negative sugli investimenti sportivi dell'Arabia Saudita. Durante l'intervista concessa a Fox News, ha con orgoglio dichiarato che lo sport ora rappresenta l'1,5% del PIL del suo paese. Felix Jackson, responsabile della campagna prioritaria dell'individuo a rischio di Amnesty International UK, ha commentato che, nonostante il rifiuto di etichettare queste azioni come sport washing,
Il principe Salman sembra non preoccuparsi degli attivisti pacifisti imprigionati, delle numerose esecuzioni avvenute nel paese e delle sofferenze della famiglia di Jarman Khashoggi, che continua a sperare che venga fatta giustizia per il suo caso. Secondo Warden di Human Rights Watch, il Golf potrebbe essere solo l'inizio di una strategia molto più ampia dell'Arabia Saudita per ospitare grandi eventi sportivi come mondiali del calcio 2030 o del 2034. Il mondo dello sport dovrà affrontare una scelta fondamentale: cedere alle lusinghe di investimenti miliardari o difendere i propri principi dei diritti umani, dei diritti delle donne, della libertà di stampa e di pensiero e dei diritti dei lavoratori. In conclusione, il caso dell'Arabia Saudita illustra chiaramente come il mondo dello sport possa essere utilizzato per scopi politici ed economici. Il fenomeno dello sport washing solleva domande etiche e morali importanti e il mondo sarà chiamato a breve a decidere se premiare investimenti finanziari o se difendere i valori fondamentali dell'uomo. Tu che ne dici di questo argomento scottante? Scrivilo nei commenti qua sotto e se ti piacciono questi contenuti, metti mi piace. E scrivilo nei commenti che vuoi altri video del genere. Grazie.